Va bene, allora continuiamo, torniamo ai nostri talk, torniamo a parlare dei rischi della privacy, della mancata tutela della privacy e soprattutto delle dinamiche che si possono instaurare in rete nel mondo digitale. Abbiamo visto prima il cortometraggio molto toccante ispirato alla storia della ragazza Carolina Picchio. Adesso torniamo a parlare di cyberbullismo. Lo facciamo con un'attrice che sono sicura che molti di voi conosceranno. Per presentarvela, vediamo questo filmato. Un profilo fake. Questa roba fa veramente schifo. E fa ancora più schifo chi l'ha pubblicata. E poi mi chiedi perché non sto sui social. Che Poi pensare se la ragazza nella foto dovesse riconoscersi. A questo ci pensa Anonymous. Ho detto che se nessuno indovina, rivela chi è. Che cosa non si fa per 2 follower in più, eh? Che tristezza, ragazzi. Quella sono io. Sono i miei jeans. Ah, il trailer della serie Netflix di Ari, grandissimo successo. Lei è Francesca Lacava. Buongiorno. Ciao. Ciao Francesca. Ciao. Benvenuta. Benvenuta. Sono contenti di averti qui ai fan Grazie. club. E quindi questa serie racconta una tematica in realtà molto, molto diffusa ed è importante che ci siano dei protagonisti giovani come te e i tuoi colleghi a parlarne. Quindi ti lascio il palco, tutto Grazie, tuo. Fatele un altro applauso, Francesca. grazie. Ciao, ciao a tutti. Mi chiamo Francesca Lacava, ho quasi 17 anni e interpreto Arianna nella serie Netflix di Ari, di cui avete visto la clip. Oggi sono qui con voi per parlare di un argomento che per me è di fondamentale importanza, ma che soprattutto mi è molto caro, visto che l'ho, diciamo, portato in scena, e che è il corretto approccio ai contenuti personali che vengono diffusi tutti i giorni sulle piattaforme social. Oggi, insieme a voi, vorrei capire quale sia il giusto peso e quale sia il giusto valore che dobbiamo vedere. Che dobbiamo dare a tutte quelle immagini che ogni giorno vengono pubblicate dalle persone che noi seguiamo, come influencer, indossatori, modelli e attori, me compresa. Nella prima stagione la situazione è completamente diversa rispetto a quella che avete visto, perché il mio personaggio, Arianna, era la classica peregina, proprio una ragazza talmente snob e talmente sicura di se stessa da diventare veramente insopportabile. Era consapevole di essere la migliore della classe e per questo motivo se la prendeva costantemente e continuava a giudicare i suoi compagni. E nella seconda stagione, due ragazze, che lei ancora non conosceva, che avete visto nella prima parte della clip, iniziano a insultarla per il suo fisico, che io vi dico onestamente, vabbè, è il mio alla fine, però vabbè, non ha nessun tipo di difetto chiaramente visibile. Iniziano a dirle e a scrivere sul muro del bagno Arianna uguale al cesso, a dirle che è ingrassata e che non può permettersi un certo tipo di vestiti. La buttano in una pozzanghera, la filmano e la ricattano, ma diciamo l'apice della sua sofferenza è il momento in cui pubblicano una foto del suo sedere ingigantita. Ecco, da quel momento lei perde completamente la sua autostima. E questo per colpa dei social. È tutta colpa di quel telefono, perché per lei quel telefono era un luogo sicuro, era lì che riceveva tutti gli accomplimenti e tutte le approvazioni.
Ma io vi ripeto, Arianna non aveva effettivamente alcun tipo di difetto o alcun tipo di cosa che potesse essere oggetto di presa in giro. Ma lei inizia a dare così tanta importanza a quello che legge su quello schermo, che le dicono che è una balena e lei crede di essere una balena quando fino all'anno scorso era convinta di essere la più bella di tutta la città e di tutta la scuola. Io vi assicuro che per una ragazza che non ha mai avuto questo tipo di problematiche, interpretare un personaggio che da un giorno all'altro cambia completamente carattere e che subisce questi attacchi è davvero difficile. Io tutti i giorni, quando andavo al set, per fare queste scene dove piangevo, comunque si vedeva che c'era qualcosa in me che non andava bene, io pensavo sempre, pensa a tutte quelle ragazze, tutti quei ragazzi che in qualche modo soffrono per queste problematiche. E quindi io portavo praticamente la sofferenza di quelle persone che magari qui davanti hanno avuto questi stessi problemi. Quindi vorrei portarvi una lezione che porto con me nel cuore dopo aver avuto questa esperienza, che è quello che i social non sono uno specchio. Non sono uno specchio né della realtà fisica né della realtà emotiva. Scusate, ma sono anche emozionata. Grazie. Grazie mille. Allora, non sono specchio della realtà fisica e vi faccio un esempio veramente molto chiaro. Io decido di farmi una foto. Decido di farmi una foto davanti allo specchio. Io vi assicuro che i modi per far risultare il mio fisico migliore di quello che sia sono veramente tantissimi, ma senza ritoccarlo. Posso anche semplicemente mettere la gamba in una certa posizione, il fianco leggermente sbilanciato per dare quell'effetto a clessidra che veramente tutte vorremmo. Oppure magari trattenere la pancia per avere la pancia perfetta, che è veramente quello che tutte un po' noi desideriamo. Ecco, io scatto la foto in quel momento e poi pubblico la foto. Il mio corpo non è come in quella foto. Il mio corpo è come 2 secondi dopo, come io è quando torno in posizione naturale. Quello è il mio vero corpo. Io mi vedo anche in quel modo e riesco ad accettarmi in quel modo. Ma io sui social vi faccio vedere soltanto come sono in quel mio momento di perfezione. Ecco. Nessuno mai vi farà vedere come saranno prima o dopo la foto. Nessuno mai vi farà vedere come magari qualche minuto prima di prepararsi erano in pigiama a studiare disperati o qualche minuto dopo sono usciti e sono tornati a casa distrutti. Ecco, dall'altra parte non sono nemmeno specchio della realtà emotiva. Perché pensateci, tutte le persone che voi seguite, tutti quegli account che hanno veramente tantissimi follower, basano il loro profilo su tutto il bello della loro vita. Non fanno mai vedere i loro momenti di difficoltà, perché molto probabilmente se io vi facessi vedere quanto fatico per riuscire ad andare bene in scuola oppure per riuscire a gestire tutti gli impegni che ho, molto probabilmente voi smettereste di seguirmi. Ma non è una cosa negativa, è soltanto che dipende anche da noi, perché noi cerchiamo la nostra felicità nella vita degli altri, perché tutto quello che ci viene messo davanti sono solo momenti di felicità, di gioia o momenti della vita altrui che tutti noi una volta vorremmo vivere. Ecco, dipende anche da noi, perché non davvero nessuno vi fa mai vedere quanta sofferenza c'è per una pelle che apparentemente sembra perfetta ma che magari è coperta da chili di trucco. Non ve lo fa vedere nessuno. Come nessuno vi fa mai vedere le lacrime che ha versato dopo, prima di aver fatto una foto. Vi fanno solo vedere la foto, in cui si vedono bene, in cui si vedono felici, o momenti in cui si divertono con gli altri, quando magari sono andati in un posto, hanno fatto il video, hanno fatto la storia e poi se ne sono andati. Però questo non ve lo dice nessuno. Quindi un'altra cosa che vorrei dirvi, e vi prego, non cerchiamo la felicità nei telefoni. Cioè non pensiamo che aprire un social network e vedere gli altri essere felici farà automaticamente essere noi felici. È il contrario, perché se noi vediamo un'altra persona che è felice, quando noi siamo sul divano a non fare nulla, ci fa stare peggio, ma non ce ne accorgiamo. Pensiamo che vedere qualcun altro che si vede in pace con se stesso faccia allora sentire anche noi in pace con se stesso, ma non è così. Quindi se voi non siete soddisfatti di quello che state facendo, fate qualcosa che vi renda felici, che non deve per forza essere chissà che cosa. Potete anche semplicemente stare in famiglia, stare con i vostri amici, ma fatelo, non cercatelo sul telefono. Vi prego, perché è veramente la peggior cosa da fare. Grazie.
Però poi c'è anche una cosa molto importante. Se voi questa felicità non la trovate, non toglietela agli altri. Perché le prese in giro, le minacce via telefono creano veramente delle ferite che sono irreparabili. Quindi mi raccomando, cerchiamo questa felicità, non cerchiamola sui telefoni, ma non togliamola nemmeno agli altri. Veramente. Grazie. Grazie. Grazie, grazie Francesca, ti seguiremo su Netflix, grazie. Quindi in bocca al lupo per la tua carriera. Grazie. Tanto qui c'hai già un grandissimo fan club. Meno male. A Napoli. Torno un altro a Napoli. Applauso per Francesca, grazie, complimenti ancora.